Siamo nella suggestiva chiesa di San Francesco per la cerimonia di consegna della bandiera gialla FIAB, Federazione Italiana Ambiente Biciclette, bandiera che è stata assegnata a 16 comuni marchigiani che si sono distinti per la mobilità e la sostenibilità. Quali sono le aree di valutazione per assegnare le bandiere gialle? E quattro ambiti: cicloturismo, ma soprattutto le infrastrutture ciclabili urbane, la moderazione traffico e velocità, quindi zone 30, ZTL, aree pedonali, poi c'è la governance, quindi la pianificazione, mobility management, e poi la comunicazione, che è fondamentale perché serve un cambio di infrastrutture per generare domanda diversa di mobilità. Bicicletta come soluzione urbanistica, oltre che come soluzione climatica e soluzione energetica, è la soluzione per la città perché occupa pochissimo spazio, non presenta problemi di sicurezza stradale come le auto, e le nostre città, che sono una stratificazione storica, non sono state concepite per mezzi così ingombranti e veloci come le auto. Fano ha ricevuto la bandiera gialla, quali sono le innovazioni? Beh, direi che è un bel riconoscimento la bandiera gialla con 4 smile su 5, e quindi significa posizionarsi su delle eccellenze. Questo è il riconoscimento di un lavoro fatto in questi anni, ovviamente non è il risultato del lavoro di un anno, è un percorso che si è fatto. Tra gli elementi importanti ci sono le politiche, l'inserimento, l'organizzazione delle strade ciclabili, ci sono ovviamente l'aumento delle piste ciclabili e le programmazioni, le progettazioni, ne partiranno alcune anche dal prossimo settembre, ma c'è tutta un'attività anche di sensibilizzazione, di dialogo, di rapporto anche con le realtà del territorio, anche con le aziende, per favorire anche l'utilizzo, e quindi c'è anche un lavoro di promozione e culturale. 16 comuni che hanno ricevuto la bandiera gialla, 16 comuni marchigiani, un risultato importante. Sì, sicuramente un risultato importante, che però secondo me vanno assolutamente ricercate, diciamo, delle nuove situazioni per poter ampliare questa rappresentanza dei comuni comunque numerosa. Quello che oggi viene riconosciuto qui non è un premio per chi fa più piste ciclabili, è un riconoscimento a chi ha una sensibilità anche ambientale, oltre che di sicurezza nella viabilità, che, diciamo, incentiva sempre di più non l'utilizzo della bicicletta, il lasciare a casa l'auto, ma anche l'utilizzo di mezzi pubblici, avere a disposizione parcheggi e scambiatori. Ecco, dobbiamo incoraggiare questo tipo di attività. Su questo c'è un'attenzione sempre maggiore da parte di tutte le amministrazioni comunali, c'è un'attenzione forte della Regione Marche, proprio in queste ore stiamo redigendo la nuova legge urbanistica che sarà approvata entro quest'anno, e proprio all'interno della nuova legge urbanistica c'è proprio una rivisitazione complessiva, diciamo, delle attività delle nostre città. E ci tengo a dire che su Fano la Regione Marche sta investendo oltre 4 milioni di euro per una pista ciclabile che collegherà la città all'entroterra, e sarà anche molto bella e visibile dal punto di vista anche proprio spettacolare, perché unirà attraverso un ponte l'area dell'aeroporto, del parco dell'aeroporto, al resto della città, scavalcando proprio fisicamente la superstrada via Pepito del canale Albani. Proprio sarà un ponte sospeso molto bello, sarà ciclabile, una bella novità per la città di Fano.